dopo 9 anni che mi ero detto di restare nel circondario della Toscana, ho ripreso a girare, lo faccio con grandissimo entusiasmo, grandissima voglia, perché conoscevo qua il direttore sportivo che è Alessandro Battisti, che è stato un mio ex giocatore, che ha i miei stessi valori, i miei stessi principi, la mia stessa visione del calcio e della vita. Quindi ho trovato una società che mi ha impressionato, uno stadio, mi hanno fatto visitare lo stadio nuovo dove andremo a giocare, che è senza barriere, che è una cosa spettacolare, perché credo che dovrebbe essere obbligatorio in Italia avere tutti i stadi senza barriere. Quindi sono 3 cose che mi hanno spinto. In più l'Aquila ha un fascino particolare per il fatto. Ho letto la sua storia, le sue cose, una città che è stata martoriata e quindi è in un periodo di crescita e di ricostruzione. Mi sembrava la persona giusta per ricostruire. Non ho ambizioni di carriera alla mia età né di arricchirmi con il calcio. Mi piacciono le cose passionali e mi sono buttato dentro con l'entusiasmo che magari non avevo da tempo, soprattutto in visione di una ricostruzione che comincia da oggi.